ragazzi, benvenuti in questa nuova live reaction Milan Spezia. Sono qui con Steve, pronto a stare al mio fianco dal primo al 90° minuto. Che bastardo. Ciao a tutti ragazzi, ciao a tutti. Come ti ho detto, oddio Diaz, ma tirala di prima, per Dio. Comunque, come ti ho detto, non riuscirò a seguire il secondo tempo per Diaz, non riuscirò a seguire il secondo tempo, lo sai da stamattina che lo sai. Emozioni, sensazioni, vibrazioni? Sono teso perché come al solito le partite che non possiamo sbagliare noi... siamo famosi per sbagliarle. Ragazzi, se volete rivedere la porcata che ha fatto l'arbitro, invito tutti voi a scaricare OneFootball, perché su OneFootball ci sono gli highlights della Serie A. Quindi scaricate l'app, prendete i popcorn e guardate lo schifo che ha fatto l'arbitro. Metto un commento a caso, che delusione. Vabbè. A caso. Vogliamo ricordare che questa reaction uscirà tardissimo, quindi salutiamo i nottambuli che ci stanno guardando e vi ricordiamo che domani, quindi martedì alle 14, ci sarà un nuovo appuntamento imperdibile di Calcio Champagne con Carlo Pelegatti, ragazzi. Ha vinto, no, però siamo... No! Oddio mio! L'ha toccata! Sì, l'ha toccata! Il portiere, che cazzo di parata ha fatto? La Madonna! Che cazzo di parata ha fatto questo? Ma pensa a parare contro la Salernitana, cazzo, contro quelle squadre lì, porca troia! Bravissimo! Tutto bene! Ma no, ma Ibra, ma cazzo! Sì, sono teso, ragazzi, sono teso. Fare gli distanziamenti necessari. Talmente teso che me ne va a giocare a calcetto. Capito, non è che potevo sapere che sarei stato teso. Ibra, di forza, Ibra! Ancora questo bastardo che c'è in porta, ma cosa cazzo vuoi da noi? Ma para contro le piccole, para, cazzo! Dio, oddio, guarda quello di là! Oddio, gliela data! Dura, larga, oddio, basta però Magnon, mamma mia, occasione clamorosa per lo Spezia. Pardo, quando è dello Spezia è clamorosa, ma vattene a fanculo. Come fai ad andare a giocare a calcetto sapendo che il risultato è non lì? Farmi snervare, per Dio. Quando ho accettato non sapevo che giocavamo alle 6:30 di lunedì, anche perché è un orario di merda, sì, e bisognerebbe dirne, sì, bisognerebbe dirne due alla Lega Calcio. Ma non è che quando tu rispondi a un messaggio sei sempre lì col calendario del Milan. Non l'ha neanche toccato, dai bastoni, tirati su e non rompere i coglioni. Oddio. Ma che cazzo fa? Ma non è fallo. Non è che se stai sopra la palla diventa fallo. Ma che cazzo è? Guarda Bakayoko. Ma Bakayoko! Con queste cazzo di gambe lunghe. Dai, Salemakers. Vediamo se prova la conclusione. Ancora prova, ma che cazzo ha mangiato questo oggi? Del che rischio. Lo ferma. Palla in attacco. Ma questo è fallo del portiere, ragazzi. Ma l'ha anticipato nettamente. Ma soprattutto lui la gamba non l'alza neanche verso il portiere. Ma che cazzo è questo? Ma questo è rigore tutta la vita, ragazzi. Dai, Cristo santo. Ma vai a rivederlo. Ma vai a rivederlo. Aspetta un attimo. Adesso saltano fuori, ma questo è il classico giudizio da campo. Ma vaffanculo il giudizio da campo. Ma vaffanculo il giudizio da campo. C'è il VAR. C'è il VAR. Sei contento? Allora siamo in una botte di ferro. Se c'è il VAR, Leao ha anticipato il portiere. Ha alzato la gamba per prendere. Non è tesa. No. È alta. Non l'ha tesa. È vero che la gamba è alta, no, però se non ci danno un rigore così, poi voglio adesso... ancora sentire Mourinho che si lamenta. Queste sono le cose di cui bisogna lamentarsi. Ecco, lo chiamano a vedere. Poi il portiere adesso sta simulando clamorosamente, ovviamente. Sì, che si è fatto, che poi tra l'altro è lui che va a colpire Leao, non si capisce come abbia fatto a farsi male. Qua sarebbe da capire se una situazione... Io vorrei capire anche perché la sta guardando mille volte. Per trovare il modo di non darcelo. Ah, meno male. Calcio di rigore, era abbastanza. Mo chi cazzo tira, Ibra? La decisione. Teo. Provedella si dispera. Teo.
Teo, sì. E dunque calcio di rigore. Parte col mancino. Non ci credo, no. Non ci voglio credere, cazzo. Ma noi non lo meritiamo di vincere un bel cazzo di niente. Perché sprechiamo sempre tutto. Col Cagliari l'anno scorso, stessa cosa. Vaffanculo. Vaffanculo. La squadra con più alta percentuale di rigori sbagliati siamo noi, cazzo. Tocca il palo. Ma vaffanculo. Ogni volta che abbiamo la possibilità di mettere pressione all'Inter, noi facciamo queste cose qui, un tempo intero in cui abbiamo mille occasioni, siamo 0-0, questa è la verità. Cazzo, anche neanche centrare la porta, Cristo, tira la centrale forte sta palla, no, l'angolino a mirare. Intervento sul pallone su Manai, protestano i giocatori dello Spezia che qui volevano un intervento in ritardo, e allora occhio a Leao dall'altra parte, Leao! Uno, sì. E finalmente, adesso... i coglioni per il fallo, per mamma che parto, sto esultando per quello, esatto, anche se ho avuto la sensazione sinceramente che fosse uno dei classici contatti che non fischiano, cioè non ne ha fischiati tanti di quei fallini, però anch'io non ho esultato per quello. L'errore di Nicolaus gli spiana la minchia, coi giri giusti poi gliela fa. Sì, cazzo! Fammi andare a giocare più sereno, che poi, voglio dire, sereno a un certo punto. Buona partita, Stefano. Speriamo di nervosire. Sono già teso, stasera vado a giocare e mando a far culo qualcuno. Il campo, entro subito, a gamba tesa, così, subito. Ma non puoi trattarmi così. Sono nervoso stasera, ok? Sono nervoso. In bocca al lupo, mi raccomando, divertiti. Tra le righe capisco cosa vuoi intendere. Comunque, 1-0 Milan, fine primo tempo. Possiamo dire che è fatta? Bravo Kalulu, esce palla al piede Kalulu. Kalulu, mi ricordo George Weah in Milan Verona 4-1. Allarga per Selemakers. Ibra la piazza, ma non va. Leao se n'è andato. Oddio, che parato! Che cazzo ha preso? La Madonna, chi è? Neuer. Ma guarda che cazzo ha preso! Ma cosa ha preso? Ma roba da Mattio. Mamma mia Gabbia, mamma mia, quanto sei scarso Gabbia. Quanto cazzo sei scarso, che cazzo volete, il rosso. Ma andate a fanculo. Bastoni. No, quanto spazio. Cross in mezzo, arriva il pareggio. Cioè qua tutti a dormire, Florenzi e Messias che lasciano da solo. Dai, ditemi che è fuori gioco, vi prego. Ma porca puttana, mai una cazzo di gioia, mai una volta che un gol che subiamo meritatamente sia annullato per fuori gioco, mai. Tutto regolare, tutto in linea sempre. Dai Leao, ti prego, fai qualcosa tu. Dai Messias, svegliati! Messias, che cazzo svirgoli! Ibra, palla sul destro, Murata. Minchia, anche Ibra è riconoscibile. Ma tirate! Calabria, deviazione, Provedel. Cioè, questi giocano, ragazzi. Questi vogliono il secondo gol. Questi Spezia, intendo. Palla in mezzo a cercare Ibra! Porca puttana. Il tiro di Ibra centrale. Bella combinazione. Oh! Non ci credo! Non ci credo! Ma come cazzo fate? Ma vattene a fanculo, arbitro! Vattene a fanculo! Questo è l'intervento. Ma ragazzi, non ci credo, ragazzi, questo è un furto. Questo è un furto, ragazzi. Cioè, l'arbitro è stato tutta la partita a lasciar correre, non ha fischiato un cazzo. Finché ha potuto, ha fatto giocare puntualmente. Adesso c'era un fallo su Rebic, la palla va su Messias che la incrocia e segna, ma l'arbitro l'ha fischiato. È incredibile, è un cazzo di schifo. È un cazzo di schifo quello che è successo. Ma vattene a fanculo. Uno schifo. Mamma mia, che nervoso.
Mamma che nervoso. Mamma che nervoso. Ci abbiamo segnato non due ore dopo, un attimo dopo. Bastava non avere la fretta di metterti quel cazzo di fischietto in bocca, come hai fatto per tutta la partita, peraltro. Ma vaffanculo, va. Vaffanculo. Vaffanculo. Parte Ibra col destro, Provedel. Sto cazzo di Provedel oggi sembra Neuer, dai. Anche sto cazzo di Provedel. Comunque, ragazzi, non realizzo quello che ci ha tolto l'arbitro. Non ci credo, non ci credo. E poi per come ha arbitrato lui, per tutta la partita, ragazzi, è stato uno che ha fatto correre. Ha fatto correre per tutta la partita. Traversa. Fanculo. Traversa di Ibra, vabbè, dai. Va bene così. È un pareggio che puzza di sconfitta, che puzza di merda. Non ci voleva questo. E ora ci segnano anche. Guardate la bella. Eccola qua. Gol. 2-1 Spezia. 95-10. Jasi. È incredibile, ragazzi. È incredibile. Cioè, non sarei riuscito a disegnare un epilogo più di merda di questo. Non sarei riuscito. Anche a sforzarmi, non sarei riuscito. Ma vaffanculo.